Torino Comics, nuova location per la fiera, 21esima edizione se non sbaglio, ci troviamo all'Oval, post biglietterie, post controlli, molto più veloci della volta scorsa a dicembre, e non mi sono ancora cambiato, faccio il cosplayer anch'io, faccio una specie di Thundercat dei poveri, devo ancora andare a cambiarmi, per il momento è tutto e ci vediamo dentro, ciao! Avesse ancora vista, questa è la nuova disposizione dei banchi e delle aree. Grazie ragazzi, grazie a Radio Brea. Diciamo solo due parole su quello che succede poi dopo. Questo è un altro palco bello comodo. Jedi Generation. Beh, sicuramente l'aspetto è molto più d'impatto. L'ambiente è più grande. Spero che mi sentiate mentre mi parlo sotto, perché qui ci sono casse che pompano da tutte le parti. Qua c'è lo stand HBC, Horror Bad Guys. Niente, mi sono fermato un attimo a salutare, adesso prendo la... Continuiamo il giro panoramico. Qui facciamo le cose in grande. Abbiamo aggiunto... Mi ricordavo l'elicottero, e va bene, l'elicottero dell'Umbrella è là, ma adesso hanno anche il pullman. Faccio solo vedere. C'è del sangue sul pavimento. Mi hanno detto che già ieri c'era un sacco di persone. Entra nel video. Va bene, non c'è problema, basta chiedere. Video bombing puro, ma tanto succede sempre. Qui c'è la mega area League of Legends di cui mi avevano parlato, enorme e disadorna, in cui ci sono, e in effetti avrebbero potuto mangiare una ventina di metri per gli stand, metterli un po' più lontani dall'altro, invece di fare questo. E laggiù magari dopo faccio un salto nell'area Tom's Hardware. Vedo che allo YouTuber District oggi abbiamo Anima, Stepney, Surreal Power, Vega, Club, Jackie Dale, la Sabri Gamer, la Malagante, Tola Fras, Gucci, tanti di questi non li conosco. Un ingorgo pazzesco, se non ci credete andate a vedere il video che vi tanto mi metto, penso che vi linkerò qua sopra a un certo punto. Ecco come funziona, si trovano tutti lì, da una parte ci sono le transenne e come avete potuto notare c'è il solito delirio pro YouTube che nonostante il fenomeno sia un po' in discesa continua a funzionare soprattutto tra le fasce di età più basse. Se non altro con questa soluzione logistica non intasano tutto il mondo. Ecco una cosa interessante che mi pare di aver notato, ditemi poi se siete d'accordo con me. Dei film di cui è uscito solamente il teaser trailer, ma di altri sono già usciti 3, 4, 5 trailer, ma il film è ancora di là da venire, si trovano già i costumi perfetti, perfettamente ricopiati, riprodotti solo del personaggio del trailer. Questo è divertente e mi sto riferendo in particolare al nuovo Joker e alla Harley Quinn della Suicide
vedo venere bianche, bunnine varie. È assolutamente curioso comunque, come appena uno cambia d'abito riscuote un discreto successo. Di tutta la gara, in realtà non ci sono mai riuscito, forse solo una volta, e nonostante tutto, nonostante passi il tempo, i grandi classici rimangono, un sacco di personaggi sono nuovi, ma quelli collaudati ci sono sempre. Le esplosioni che sentite non sono attacchi terroristici, è semplicemente lo stand dell'Umbrella che ogni tanto ammazza uno zombie, però non fateci caso. Oh, ma guarda te! Vediamo chi si ricorda di lui. Mi sono distratto un attimo. Beh, direi che sì. Qua c'è il coniglietto, lui lì, Vampiri, coniglietti, Pinocchio, vabbè, questa è vecchia perché comunque si chiama Pinocchio. È la cucina che sto vedendo. Esatto, eccolo qua. Dustman. Ma basta cameraman, per gli amici cameraman e basta. Cioè ragazzi, è un'ora che cerchiamo sta roba per fare questo. E non c'è nemmeno il differenziato. Forse ti nota in video, sono sudato marcio, perlaceo proprio. Video bombing al volo. I supereroi delle serie TV stanno scalzando quelli dei fumetti. Che qua dietro potete notare lo stand di cibo giapponese, coloratissimo. Bene che cosa vendono, ma alla fine non sono cose così strane qua. Patatine a tema, riso a tema, palline di riso colorate. Ma boh, a voi la birra giapponese piace, a me no, preferisco quella belga, devo dire. La mia impressione, però ci sono un sacco di cose. Ho incontrato anche una fan, una che mi conosce dallo Twitter, è venuta più qua cercando ancora lo stand degli abiti gotici e non lo trovo. Ancora finito il primo giro, quindi, però adesso mi valigia, che è molto più pesante perché ho trovato un mega stand di cose in offerta che si chiama Nerds, e quindi ma vi chiedo, che ne pensate delle Ghostbusters? Perché come alcune di voi sapranno, il nuovo dei Ghostbusters è di carattere femminile, sono quattro protagoniste donne. Ma magari lui. Ho notato un sacco di potteriani e potteriane. La donna ragna. Dai pubblico. Voi vi rendete conto? Figata. Spettacolo. Whiplash fatto benissimo. YouTube di un gruppo di ragazzi che si chiamano The Asini, e poi andrò a vedere che cosa combinano. Mentalmente assomigliano molto a quello che faccio io, però lo sto dicendo in video per non dimenticarmi chi sono. Credo che quello laggiù sia il mastro di chiavi. La minaccia del terzo millennio non sono mica i kamikazi, sono i video bomber che danno molto più fastidio perché sono di più e non li puoi fermare. Queste le Ortolani e io lo toglierei dalla galleria. Come mai? Così, per fargli girare le scatole. Leo! Avete sentito che il giapponese di suo ci aiuta poco, perché al nostro orecchio le battute, molte battute dei colleghi giapponesi, ragazzi, sono un po' troppo corti, effettivamente.
abbiamo uno spazio. Quello è Pegasus. Abbiamo qui alle mie spalle, al microfono, il doppiatore di un sacco di cartoni, ivi compresi i Cavalieri dello Zodiaco, per i quali me lo ricordo io, e anche il presentatore di Milano Comics. Ce l'abbiamo proprio qua dietro. Non vi dico Ivo De Palma. Non si sa ancora se l'hanno vietato per norme europee, si sa che l'olio di palma fa male, però forse se la cava. Bestia, che roba! Mi fa venire caldo solo a guardare. Bestia, che roba! Ma devo... Vado anch'io a fare il bimbo minchia, dai, che figata! Non capisco bene chi stanno acclamando, però... scopriamo. Solidità della vita, l'uomo tigre e Gesù che chiacchierano. Perché nel frattempo si sta facendo tardi, sono uscito a prendere un po' d'aria perché là dentro veramente l'effetto stalla aumenta progressivamente, ora dopo ora. È una somma di tanti fattori che andrebbero analizzati, no? Cibo, spazzatura, cervelli che friggono, ascelle non lavate. Ogni tanto bisogna prendere un po' d'aria. C'è chi esagera con il costume, cioè io mi lamento per il caldo, però veramente, come... un giorno non riuscirò a capacitarmi di come facciano a resistere agli 85 gradi di temperatura. Mi fa piacere incontrare persone che non vedevo da tipo 10-15 anni e sono ancora sempre tutti uguali, no? È bello, anch'io non sono cambiato. Dicevo, chiamare nerd l'area dei mega sconti ha un che di, come dire, di controproducente per la ditta, no? Perché in realtà i nerd sono coloro che risparmiano per comprare tutto ciò che fa parte dei loro hobby, quindi sputtanano, cioè spendono centinaia di euro per l'action figure del caso e poi mettono la stessa maglietta per 12 anni, no? Però l'impressione generale è che ci sia molta più gente del solito. Di quella banda di scapestrati il mio preferito è sicuramente, e l'ho già detto prima ma adesso lo inquadro meglio, Whiplash. Fatto davvero bene. Anche l'originale interpretato da Mickey Rourke non era male comunque, però questo è meglio. Con questa panoramica vista tutto perché mi mancano 22 minuti per prendere il treno e devo scappare di corsa. Ciao, alla prossima fiera. Si vede sul sudore, ho dovuto spaccare per arrivarci. Io ci vediamo a casa per lo spaccettamento. Cavallo, ciao. Cavallo in H3. Datissimo. Saluti, tutto è bene quel che finisce bene. Infatti sono tornato a casa intero e con la valigia carica di oggettini. E adesso concludo con la panoramica del nerd shopping. Ta-ta-ta-ta. In primo piano c'è un regalino. E poi ho fatto il pieno di fumetti alternativi, ma c'è di tutto, Da Wonder Woman a Supreme, a Pigs, a Shadow Pact, a Kill the Granny, a Io Drago.